A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serie di webinar sul paziente respiratorio critico dell'AIPO. Il webinar di oggi è dedicato alla gestione del paziente settico. Io sono Salvatore Maggiore, professore ordinario di anestesia e rianimazione presso l'Università di Chieti. E oggi parliamo, come dicevo, del paziente settico che è, almeno nelle sue forme più gravi, un po' il pane quotidiano del rianimatore, ma in realtà la sepsi è una vera e propria emergenza che riguarda tutti gli operatori in ambito ospedaliero. Innanzitutto, questo è il mio conflitto di interessi e nella mia attività ho collaborato con diverse aziende mediche. Quando parliamo di sepsi, in prima battuta è bene definire di che cosa stiamo parlando. E per far questo mi riferisco all'ultima, alla più recente definizione della sepsi, la Sepsis 3 Definition, che è stata pubblicata su JAMA pochi anni fa. E secondo questa definizione, che è un po' semplificato la definizione precedente, la sepsi è definita come una disfunzione di organo che pone a rischio di vita il paziente causata da una disfunzione dell'ospite disregolata all'infezione. Quindi sostanzialmente i criteri fondamentali per fare una diagnosi di sepsi sono la presenza di un'infezione sospetta e la presenza di una disfunzione di organo. Nell'ambito della sepsi si identifica poi un sottogruppo, che è quello con shock settico, in cui oltre alla presenza dei criteri per la sepsi, disfunzione d'organo, infezione, vi è la presenza di ipotensione, definita da una pressione arteriosa media inferiore a 65 mm di mercurio, oppure la necessità di infondere vasopressori per mantenere una pressione media al di sopra, almeno uguale a 65 mm di mercurio. Oltre a questo, l'altro criterio necessario per definire lo shock settico è la presenza di lattati superiori a 2 millimoli litro. Questa definizione identifica un sottogruppo di pazienti che sono particolarmente a rischio e in cui la mortalità ospedaliera è addirittura superiore al 40%, quindi indubbiamente un setting, diciamo un sottogruppo di pazienti decisamente più gravi. Il presupposto di questa definizione è rendere quanto più facile possibile il riconoscimento del paziente settico. Questo perché nel corso degli anni si è visto che in realtà la sepsi, che è una delle cause principali di morte nel mondo, a livello ospedaliero e non solo, è in realtà, o almeno lo era in passato, ma lo è ancora, largamente sottodiagnosticata. Quindi si sono identificati dei criteri per cercare di rendere la diagnosi più semplice possibile e quindi, per fare la diagnosi di sepsi, noi abbiamo bisogno di un sospetto di infezione, mentre la disfunzione d'organo viene valutata inizialmente nel pronto soccorso o in qualsiasi reparto medico-chirurgico attraverso una versione semplificata del SOFA score, il cosiddetto Quick SOFA, che come vedete qui illustrato in questa diapositiva, ha tre componenti. Questo score è positivo quando almeno di due di queste tre componenti sono presenti, quindi frequenza respiratoria superiore o uguale a 22, alterato stato mentale o pressione arteriosa sistolica inferiore o uguale a 100 mm. La presenza di un sospetto di infezione e di un Quick SOFA positivo identifica un paziente con sospetta sepsi. La diagnosi definitiva viene poi effettuata l'applicazione di uno score un pochino più complesso che il SOFA score, il Sequential Organ Failure Assessment, in cui una serie di punteggi sono dati ad una serie di valori corrispondenti a diversi organi e apparati, come per esempio l'apparato respiratorio, la coagulazione, il fegato, l'apparato cardiovascolare, il sistema nervoso centrale e la funzionalità renale. Questo score, SOFA score, è positivo quando è superiore a 2 oppure quando aumenta di 2 punti rispetto ad una rilevazione precedente. Quindi
con un SOFA positivo e una infezione abbiamo una diagnosi di certezza di sepsi, e poi nel caso in cui la sepsi sia presente, abbiamo lattati superiori a 2 e una ipotensione con una MAP, pressione arteriosa media, inferiore a 65, abbiamo invece uno shock settico. Ora, una volta riconosciuto, ed è estremamente importante, lo sottolineo, riconoscere il più precocemente possibile questi pazienti, perché vi anticipo, ormai la sepsi viene paragonata ad altre patologie cosiddette tempo dipendenti, perché si riconosce che la precocità del trattamento è quello che fa la differenza nel determinare l'outcome. Passiamo alla gestione, una gestione che è complessa perché riguarda diversi aspetti, e mi rifarò a delle linee guida internazionali che sono quelle delle Surviving Sepsis Campaign nell'ultima versione del 2016 pubblicata a gennaio del marzo del 2017. Questa Surviving Sepsis Campaign è una iniziativa organizzata congiuntamente dalla Società Europea di Terapia Intensiva, ISICM, è la Società Americana di Terapia Intensiva, la SCCM, è un'iniziativa nata nel 2002 con l'obiettivo di ridurre la mortalità di questa collegata a questa patologia, perché si riconosceva che questa è una vera e propria emergenza, come dicevo, è la patologia che è associata alla più alta mortalità, addirittura superiore a quella dell'infarto. Dalla creazione di questa iniziativa nel 2002 si sono cominciate a preparare delle linee guida, diverse ne sono succedute, questa è l'ultima versione, e da queste linee guida, quindi ci sono delle raccomandazioni che riguardano diversi aspetti, si è arrivato alla creazione di veri e propri bundle, cioè insieme di interventi che per essere efficace è necessario appunto applicare congiuntamente, quindi tutti quanti insieme. Vedete qui la lista di nomi che ci sono, che diciamo di autori che hanno lavorato all'elaborazione e aggiornamento di queste linee guida, per sottolineare quante persone hanno partecipato dai due lati del ai due lati dell'Oceano Atlantico, proprio per dare un segnale di un'iniziativa congiunta volta a combattere questa condizione gravata ancora da una mortalità molto alta. Dicevo che queste linee guida corrispondono, io le ho indicate nelle referenze bibliografiche che vedrete alla fine della mia presentazione, riguardano diversi aspetti, perché si è visto che non c'è un singolo intervento che è in grado di migliorare l'outcome della sepsi, ma bisogna agire contemporaneamente a diversi livelli, e quello di cui parleremo molto brevemente oggi per una questione di tempo sono i cardini fondamentali del trattamento della sepsi. Altri ce ne sono in questo corposo documento che naturalmente vi invito a consultare. In particolar modo mi concentrerò sulla fase di resuscitazione iniziale, sul controllo della sorgente, della fonte di infezione, sulla fluidoterapia, sull'uso dei vasopressori, sulla diagnosi della causa dell'infezione, quindi della causa della sepsi, sulla terapia antibiotica, l'utilizzo dei corticosteroidi, della ventilazione meccanica, del controllo glicemico e della terapia sostitutiva renale. Allora, iniziamo con la primissima cosa. Quando noi abbiamo un malato settico, tanto più se in shock settico, ci troviamo in una condizione di un malato gravemente ipoteso che quindi è a rischio di vita. Quindi la primissima cosa da fare, diciamo, nel primissimo tempo è una fase di resuscitazione fluidica. Allora, già le linee guida precedenti si erano concentrati su questo momento,
quello della resuscitazione fluidica iniziale come una tappa fondamentale per cercare di prendere in carico il meglio possibile questi pazienti e arrivare a quindi migliorare l'outcome. E nelle linee guida precedenti si faceva riferimento ampiamente a questo studio, che è uno studio ormai classico di Rivers, pubblicato su New England Journal of Medicine nel 2001, in cui si introduceva il concetto di Early Goal Directed Therapy, quindi una terapia di resuscitazione iniziale fluidica, non solo fluidica, precoce e basata su dei goal molto molto precisi. Questo è l'algoritmo che proponeva Rimbers nel 2001, e sostanzialmente gli elementi caratterizzanti di questo protocollo, di questo algoritmo, erano tre. La prima cosa era, una volta identificato il paziente settico, un inserimento molto precoce di un catetere venoso centrale dotato di un sensore ossimetrico per la rilevazione in continuo della saturazione d'ossigeno del sangue venoso centrale, successivamente l'esecuzione di una terapia fluidica e con vasopressori titolata al fine di ottimizzare tre parametri: la pressione venosa centrale, la pressione arteriosa media e la saturazione venosa centrale d'ossigeno, quindi questi tre parametri contemporaneamente. E nel protocollo erano anche, in questo algoritmo, erano anche inclusi l'utilizzo di trasfusione di emazie e agenti inotropi per cercare di migliorare il trasporto di ossigeno, la disponibilità di ossigeno, e quindi migliorare la perfusione tissutale. Ora, utilizzando un protocollo di resuscitazione fluidica, resuscitazione iniziale, quindi utilizzo precoce tramite l'inserimento precoce in CVC di fluidi, vasopressori, eventualmente emotrasfusioni e inotropi, con il target di ottimizzare i tre parametri emodinamici che vi ho indicato, diciamo, approccio, comparato con un approccio standard di gestione fluidica senza un protocollo specifico, quindi facendo lasciar fare i dottori quello che facevano normalmente, consentiva di ridurre la mortalità molto alta, come vedete, di questi pazienti, 46,5%, di ridurla, dicevo, significativamente, portandola a circa il 30%. Quindi una riduzione significativa della mortalità. Questo naturalmente è stato uno studio che ha suscitato molto scalpore e ha diffuso molto il concetto dell'early goal directed therapy, che è diventato rapidamente praticamente quasi uno standard di cura. Vorrei far concentrare su un dato particolare, che il tasso di mortalità di questi pazienti nel gruppo controllo. Cioè, normalmente questi pazienti, per come erano trattati dai dottori senza un protocollo specifico, avevano una mortalità di quasi il 50%, estremamente elevata. Tenete a mente questo dato, perché ci servirà in confronto con altri studi successivi. Bene. Dicevo, questo approccio si è diffuso molto rapidamente, ma studi successivi che hanno cercato di replicare questi risultati, condotti circa una decina, quindicina d'anni dopo, in particolar modo lo studio PROCESS, lo studio ERISE e lo studio PROMISE, non hanno confermato questi risultati. Questa è una meta-analisi che prende insieme tutti gli studi condotti sull'utilizzo dell'early goal directed therapy. Vedete, lo studio di Rivers chiaramente favorisce questo approccio, mentre tutti gli altri studi non trovano differenze, quindi globalmente questa meta-analisi non trova nessun vantaggio nel effettuare questa terapia goal directed precoce. Ora, gli studi negativi sono sostanzialmente tre. Sono tre grossi studi, come vedete, tutti e tre pubblicati sul New England Journal of Medicine. Tutti, dicevo, non hanno mostrato una superiorità dell'early goal directed therapy rispetto a un approccio classico, nel senso
di standard of care, quindi senza un protocollo, un protocollo senza necessariamente il posizionamento del CQC precoce. La cosa interessante, guardate la mortalità di questi studi nei gruppi controllo, si attesta intorno al 20%. Ricordate che nello studio di Riper la mortalità nel gruppo controllo era superiore al 40%, arrivava al 46%. Quindi diciamo che nel corso degli anni, questi sono studi del 2014-2015, lo studio Rivers del 2001, nell'arco di 15 anni la mortalità anche nel gruppo controllo di questi studi è decisamente calata. E una meta-analisi che a me piace molto perché ha messo insieme tutti questi studi, però differenziandoli in base al tasso di mortalità nel gruppo controllo, che cosa ha ritrovato? Che lì dove il tasso di mortalità era particolarmente basso, inferiore al 30%, quindi sostanzialmente i tre studi che abbiamo visto negativi, non c'era nessun vantaggio nell'effettuare questa early goal directed therapy. Tuttavia, gli studi per i quali nel gruppo controllo la mortalità era superiore al 40%, allora in questo caso la early goal directed therapy era in grado di ridurre la mortalità, quindi era efficace. Quindi questo che cosa vuole dire? Vuole dire che c'è una differenza in base al tipo di pazienti, non solo il tipo di pazienti, ma quello che probabilmente viene fatto dai medici. Che cosa è successo? E sicuramente che nell'arco di questi 15 anni la gestione globale della sepsi è cambiata. Infatti, in tutti i tre studi negativi, i pazienti ricevevano molto precocemente sia la terapia antibiotica, sia circa 30 millilitri per chilo di fluidi intravenosi. Quindi, diciamo, cercare di tradurla in termini più facilmente comprensibili per un uomo o un soggetto di 70 kg, stiamo intorno ai 2 litri di fluidi prima della randomizzazione. Quindi lo studio di Rivers ha sicuramente avuto il merito di cambiare le pratiche, per cui in questi studi molto precocemente venivano fatte le cose che Rivers proponeva nel suo studio. In altri termini, i risultati di questi studi negativi non possono essere estrapolati in contesti nei quali questo paradigma non è valido, cioè nei quali diciamo, trattamento precoce con antibiotici e fluidoterapia non viene fatta appunto molto molto precocemente. Proprio per sottolineare l'importanza della precocità dell'intervento, le linee guida delle Surviving Sepsis riconoscono che la sepsi e lo shock settico sono delle emergenze mediche e viene raccomandato che il trattamento e la fase di resuscitazione inizi immediatamente. Naturalmente, una delle difficoltà nel corso della sepsi, della gestione di questi pazienti, è il fatto di dover fare diverse cose contemporaneamente. Quindi riconosciamo l'emergenza medica, la dobbiamo trattare immediatamente, dobbiamo dare i fluidi come vedremo, ma siccome la sepsi presuppone che ci sia un processo infettivo, la cosa più importante, una delle prime cose che viene sottolineata da queste linee guida, è che è assolutamente fondamentale fare una diagnosi di infezione il più rapidamente possibile nei pazienti con sepsi o shock settico, e viene anche riconosciuto che è altrettanto importante che ogni intervento di controllo della sorgente infettiva, per esempio se c'è un ascesso, drenarlo, se c'è un quadro di infezione addominale, provvedere a appunto la rimozione mediante un eventuale intervento chirurgico. Dicevo, le linee guida riconoscono che il controllo della sorgente infezione è un intervento estremamente importante che deve essere fatto il più rapidamente possibile, per quanto consentito dalle disponibilità mediche e dalla logistica. Ora, per far comprendere l'uso di questa terminologia, bisogna sottolineare che queste sono linee guida mondiali quindi il presupposto è che devono essere valide in diversi contesti. Quindi,
se nelle linee guida si fosse sottolineato e si fosse dato un limite netto entro cui intervenire per controllare la sorgente di infezione, questo avrebbe reso probabilmente questa raccomandazione impraticabile, non fattibile in contesti magari svantaggiati, come per esempio i pazienti, i paesi, le nazioni in via di sviluppo. Quindi quello che si è sottolineato è che la diagnosi deve essere il più precoce possibile, l'intervento per controllare la sorgente di infezione deve essere altrettanto rapida, ma appena possibile. Naturalmente, tra le sorgenti possibili della infezione ci sono le infezioni legate agli accessi vascolari, che possono essere una possibile sorgente di sepsi o di shock settico, e nel caso in cui qualsiasi altra causa sia stata esclusa, il paziente portatore di un accesso venoso, si sospetta che quell'accesso sia infetto e che quindi sia la causa dell'infezione della sepsi, questo significa la rimozione, dover provvedere ad una rimozione rapida e immediata di questi accessi intravascolari. Oltre al controllo della sorgente di infezione, abbiamo detto che è estremamente importante la resuscitazione fluidica iniziale, e anche qui vengono date delle raccomandazioni piuttosto stringenti. In particolar modo le linee guida sottolineano che in caso di ipoperfusione e di ipotensione vengano somministrati almeno 30 ml pro chilo di fluidi endovenosi entro le prime 3 ore. Questa è una raccomandazione forte, quindi è una raccomandazione sicuramente da seguire in maniera mandatoria. Abbiamo detto quindi per una persona di un paziente di circa 70 kg, questo equivale a dire circa 2 litri di fluidi. Che tipo di fluidi? Non c'è dubbio che i fluidi debbano essere cristalloidi, ma ne parleremo dopo. Dopo questa fase di resuscitazione fluidica è importante, può essere necessario continuare a fare i fluidi, ma dopo le primissime ore è assolutamente importante che tutti i fluidi che vengono somministrati appunto successivamente siano guidati da un frequente rivalutazione dello stato emodinamico, e questa rivalutazione deve basarsi sia su variabili fisiologiche semplici come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la saturazione di ossigeno, la frequenza respiratoria e così via, ma anche sulla base di parametri del monitoraggio, sia non invasivo che invasivo, dove è disponibile in funzione di quello che sia. Perché si dà molta importanza al fatto di dire inizialmente facciamo i fluidi, poi dopo siamo un pochino più prudenti? Perché c'è un rischio. Il rischio è quello del sovraccarico fluidico, e questo rischio è a carico soprattutto di due organi, il polmone e il rene. In realtà noi sappiamo che in caso di sovraccarico fluidico c'è il rischio che un eventuale edema polmonare, che frequentemente si associa in caso di sepsi, possa peggiorare, oppure che un'insufficienza renale, appunto anche questa non infrequente in corso di sepsi, possa peggiorare. Quindi questo può avere delle conseguenze importanti e negative, come per esempio illustrato in questo studio, ce ne sono altri studi che hanno confermato questi dati, in cui si vede chiaramente, questo è il volume di liquidi infusi in verde nei pazienti settici che sopravvivono, e questo nei pazienti in blu tratteggiato, nei pazienti che non sopravvivono, che quindi che muoiono. Vedete che, a parte il volume di fluidi nelle prime 24 ore che è uguale, poi questo anzi in realtà non è il volume di liquidi infusi, questo è il volume corrispondente al bilancio globale idrico del paziente. Vedete, dicevo che a parte le prime ore in cui il bilancio è positivo in entrambi i casi, c'è una differenziazione tra chi sopravvive e chi muore, nel senso che chi sopravvive tende ad avere un bilancio che poi tende a ridursi per andare in pareggio, mentre invece chi non sopravvive ha un bilancio che resta costantemente positivo. Quindi c'è un'associazione e un effetto causale diretto del bilancio positivo nel peggiorare la mortalità. Quindi, proprio per evitare, a parte le fasi
ripeto, iniziali, molto precoce, un sovraccarico fluidico, è assolutamente fondamentale che i fluidi che noi facciamo nella seconda fase siano guidati sulla base di valutazione dello stato del idrico del paziente, quindi dello stato del volume del paziente. Dicevamo, come facciamo la terapia fluidica? Che fluidi utilizzare? Non c'è dubbio, e questa è una raccomandazione forte, di queste raccomandazioni, che i cristalloidi siano il fluido di scelta sia per la fase di resuscitazione iniziale che per l'eventuale successiva rimpiazzo volemico che si fa in una fase successiva, quindi i cristalloidi, mentre c'è un'altrettanta forte raccomandazione non utilizzare gli amidi, in particolare quindi gli starch, gli idroxietil starch, ma più in generale tutti gli amidi sintetici, quindi gelatine e destrani, in particolare per l'idroxietil starch, giusto per intenderci, il più comunemente utilizzato per il volumen. Tutto questo si basa su una serie di studi, di cui questo è uno studio rappresentativo, che comparavano una situazione, in corso di sepsi, un trattamento con cristalloidi verso starch, e si vedeva chiaramente che la sopravvivenza si riduceva in maniera significativa con gli amidi rispetto alla soluzione con cristalloidi. Questo era vero per tutti i sottogruppi di pazienti analizzati. Quindi non amidi sintetici, sicuramente cristalloidi. C'è però un altro colloide, che è un colloide naturale, che è l'albumina. Per l'albumina le raccomandazioni di Surviving Sepsis ci dicono che l'albumina l'utilizzo dell'albumina è suggerito in aggiunta ai cristalloidi sia per la fase di resuscitazione iniziale sia per l'eventuale successiva espansione volemica, quando il paziente richiede una quantità di liquidi e quindi di cristalloidi importante. C'è un sottogruppo importante, in particolare nel corso della sepsi, che può beneficiare dell'albumina, e per vedere quale mi rifaccio questo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2014, uno studio condotto in Italia, che ha comparato una strategia con soli cristalloidi ad una strategia con cristalloidi albumina in pazienti settici e con shock settico. Questo è uno studio che non trovava differenza in termini di sopravvivenza tra i due gruppi, tuttavia nei pazienti con shock settico, vedete qui, c'era un vantaggio. Sembra che ci sia un segnale positivo che indichi un vantaggio di utilizzare l'albumina rispetto, quindi una strategia con cristalloidi più albumina rispetto ai soli cristalloidi, quindi soprattutto i malati con shock settico che richiedono un'abbondante quantità di cristalloidi possono beneficiare dall'utilizzo anche dell'albumina. Riguardo ai cristalloidi, naturalmente noi abbiamo diversi tipi di cristalloidi, in particolar modo possiamo avere la soluzione fisiologica, la normale, quindi soluzione NaCl, oppure le soluzioni bilanciate tipo Ringer lattato e Ringer acetato. C'è una differenza tra questi due tipi di cristalloidi. Le linee guida non danno suggerimenti a proposito, per quanto ci siano dei dati che sembrano indicare che ci sia un vantaggio per le soluzioni bilanciate, quindi per esempio il Ringer rispetto alla soluzione fisiologica. Questo è uno studio caso controllo che ha fatto vedere che la mortalità in chi utilizzava le soluzioni bilanciate era significativamente più bassa rispetto a chi utilizzava soltanto la soluzione fisiologica, e questo era confermato in una meta-analisi successiva, quindi che prendeva in considerazione i vari studi sull'argomento. E il motivo è semplice: fare una soluzione fisiologica determina un'ipercloremia. L'ipercloremia, come sottolineato in questo studio, è una di per sé una causa di un aumento della mortalità ospedaliera. Difatti, uno studio recente pubblicato pochissimi mesi fa ha effettuato un nuovo confronto in uno studio randomizzato e controllato tra
cristalloidi bilanciati, quindi Ringer versus soluzione fisiologica, e ha trovato che la mortalità si riduce con le soluzioni bilanciate rispetto alla fisiologica, e questo in tutta una serie di gruppi di pazienti, compresi i pazienti con la sepsi. Quindi è possibile che le prossime linee guida ci daranno delle indicazioni più precise sull'utilizzo a favore dell'utilizzo delle soluzioni bilanciate rispetto alla fisiologica. Che target dobbiamo darci di pressione arteriosa? Ora, le raccomandazioni delle linee guida si rifanno sostanzialmente a questo grosso studio, che ha comparato due strategie, una in cui fluidi e vasopressori erano dati per avere un target di pressione media tra 65 e 70, ed un altro, mentre l'altro gruppo aveva come target di pressione 80-85. Bene, non c'era differenza in sopravvivenza, quindi significa che si può evitare di dare più fluidi, più catecolamine per ottenere una pressione più alta, quindi il target è 65 di pressione, almeno 65 di pressione media, per quanto ci sia un sottogruppo nel quale probabilmente il target dovrebbe essere più alto. Questi sono i pazienti con ipertensione cronica. In questo studio, infatti, chi era cronicamente iperteso, nel momento in cui veniva sottoposto ad una strategia con un target più basso di pressione media, vedete che si aveva un raddoppio più frequente della creatinina plasmatica e un bisogno maggiore di terapia sostitutiva renale, quindi un maggior rischio di danno renale negli ipertesi cronici che hanno come target una pressione più bassa. Quindi, a parte l'ipertesi, in generale comunque il target è una pressione arteriosa media di circa 65, quindi superiore a quella 65 mm per cubo. Che vasopressori utilizziamo? Non c'è dubbio che le linee guida raccomandino che la noradrenalina deve essere il vasopressore di prima scelta. Se non è sufficiente da sola noradrenalina, possiamo aggiungere vasopressina oppure adrenalina. Questo è suggerito, non ci sono delle livelli di evidenza molto alti. Riguardo la dopamina è messa decisamente da parte, perché una serie di studi come questo hanno mostrato che la sopravvivenza non è diversa tra noradrenalina e dopamina, ma gli effetti collaterali, soprattutto le aritmie, sono molto più frequenti con la dopamina. D'altra parte, le linee guida si esprimono anche contro l'uso della dopamina bassa dose per la protezione renale, un effetto che di fatto non esiste. Questa è una raccomandazione forte. Viene anche indicata la possibile utilità dell'utilizzo della dopamina in associazione alla noradrenalina nei pazienti che mostrano segni di persistente ipoperfusione nonostante un adeguato carico fluidico e l'utilizzo appunto di noradrenalina. Che cosa dicono le linee guida se lo shock non si risolve rapidamente? Intanto andare a valutare un po' più nel dettaglio la funzione diciamo cardiovascolare, l'emodinamica, per esempio valutare la funzionalità cardiaca, per escludere che oltre allo shock settico non ci siano altre forme di shock, come per esempio quello cardiogeno, che naturalmente avrebbe bisogno di un altro tipo di approccio, per esempio l'introduzione di un miotropo. E poi come monitoraggio emodinamico vengono suggerite delle variabili dinamiche rispetto a quelle statiche per predire meglio la risposta del paziente ai fluidi, e questo serve anche a evitare il sovraccarico fluidico, come abbiamo detto. Quali sono le variabili statiche? Le variabili statiche sono sostanzialmente la PVC e la pressione di inquinamento capillare polmonare. Queste sono delle pressioni statiche che hanno una scarsa capacità di predire la risposta del pazienti ai fluidi, mentre le variabili emodinamiche, i parametri emodinamici più utilizzati sono la variazione della pulse pressure, della pressione di polso, cioè il differenziale tra sistolica e diastolica nei pazienti ventilati in risposta alla onda pressione, quindi all'aumento ciclico della pressione intratoracica durante l'ispirazione, sia una riduzione ciclica del ritorno venoso al cuore che riduce la pressione di polso, e questo è tanto maggiore quanto più il paziente è tra virgolette vuoto. In particolar modo si è visto che i pazienti che rispondono ai fluidi hanno una
pulse pressure variation maggiore, diciamo, del 10%. Un'altra manovra dinamica è il passive leg raising, che sostanzialmente consiste nel sollevare le gambe del paziente in modo da simulare un carico fluidico, aumentare il ritorno venoso al cuore senza però aumentare la volemia globale, e questa è una manovra che però deve essere fatta misurando non solo la risposta in termini di pressione arteriosa, ma bisognerebbe avere un monitoraggio più avanzato, in particolar modo il monitoraggio della gittata cardiaca. Un'altra guida a diciamo la fase di resuscitazione fluidica sono i lattati. Le linee guida ci dicono che i lattati, quindi la normalizzazione dei lattati, può essere un buon parametro da utilizzare nei pazienti per guidare la resuscitazione fluidica nei pazienti che hanno dei livelli iniziali di lattato, e questo si evince per esempio da questa meta-analisi in cui una strategia che appunto favorisce la clearance, la normalizzazione dei lattati, si associa a una riduzione della mortalità. Poi abbiamo tutta la parte relativa alla gestione di infezioni. Qui andrò più veloce perché queste sono cose che più o meno, diciamo, sappiamo. Intanto, prima degli antibiotici, effettuare le culture microbiologiche, se questo non risulta in un ritardo, non induce un ritardo nell'inizio dell'antibiotico terapia, e tra le culture bisogna effettuare almeno 2 emoculture. Questo perché altrimenti le culture sono sterilizzate molto rapidamente dopo la prima somministrazione di antibiotici, e poi bisogna iniziare gli antibiotici, si dice, entro un'ora, una terapia che deve essere quindi precoce ed efficace, ed è per questo che le linee guida suggeriscono una terapia empirica ad ampio spettro per coprire tutti i patogeni più probabili. La terapia combinata, quindi l'utilizzo di 2 antibiotici attivi su uno stesso germe per cercare di eradicarlo il più velocemente possibile e il più efficacemente possibile, è raccomandata nel caso delle infezioni più gravi, quindi dei casi più gravi, quindi di shock settico, non invece nei casi meno gravi, anche nei pazienti neutropenici. E naturalmente però questa terapia deve essere, lo spettro antimicrobico deve essere ristretto il prima possibile, non appena si ha l'identificazione dei patogeni, perché altrimenti il rischio è di dare rapidamente antibiotici a tutti, di lasciarli per molto tempo, quindi bisogna cercare di ridurre lo spettro il più precocemente possibile, limitando anche la durata del trattamento a non più di 7-10 giorni, tranne casi specifici, perché si è visto che questa durata di trattamento è ugualmente efficace nella cura l'infezione e riduce l'esposizione agli antibiotici e quindi il rischio di indurre resistenza agli antibiotici. Naturalmente le linee guida ci dicono appunto, in linea con quello che ho appena detto, l'importanza di descalare, quindi di ridurre quanto più possibile gli antibiotici, più rapidamente possibile, in relazione alle risposte microbiologiche, ma anche in mancanza di queste, del solo miglioramento clinico o di evidenza clinica di risoluzione dell'infezione. E una strategia che utilizzi anche dei biomarker come la procalcitonina può essere utile per cercare di ridurre la durata della terapia antibiotica. Per esempio, questo è uno studio che ha utilizzato la procalcitonina sia in maniera protocollizzata, sia per guidare l'inizio degli antibiotici, soprattutto per guidare la sospensione degli antibiotici, e una strategia basata sulla procalcitonina, quindi strategia di gestione degli antibiotici basata sulla procalcitonina, è in grado di ridurre non la sopravvivenza ma l'esposizione agli antibiotici. In realtà uno studio più recente non ha confermato questi risultati, ma i biomarker non da soli, ma in un contesto, diciamo, di valutazione di più parametri, possono essere utili. Per quanto riguarda il cortisone, non c'è indicazione a utilizzarlo in tutti i pazienti, ma se i pazienti sono in stato di shock che non si risolve con alte dosi di catecolamina, è suggerito l'utilizzo dell'idrocortisone a basso dosaggio, 200 mg al giorno, quindi 50x4 o al massimo 100 mg per 3, e questo è sostenuto anche in uno studio recentissimo pubblicato
pochissimo tempo fa, in cui l'idrocortisone nei pazienti con shock settico si associava ad un miglioramento della sopravvivenza e a una serie di altri, di altri outcome importanti. Andrò molto veloce sulla ventilazione meccanica, perché queste sono le stesse raccomandazioni ai pazienti con RDS, quindi una ventilazione protettiva con un volume corrente di 6 ml per chilo, livelli di PIP più elevati nei pazienti con RDS più grave, nessuna raccomandazione sulla ventilazione invasiva nei pazienti ipossemici. In questo caso gli studi sono inconcludenti. Si sottolinea l'importanza di avere un controllo glicemico per tenere la glicemia al di sotto di 180 mg per decilitro, e riguardo la terapia di sostituzione renale si dice non farla sistematicamente, ma soltanto quando ci sono delle chiare indicazioni per la dialisi. Quindi non basta un solo aumento della creatinina o liguria per iniziare un trattamento sostitutivo renale. Tutto quello che ho detto, almeno nelle fasi iniziali, sono state condensate recentissimamente in un bando di un'ora, che sottolinea l'importanza del tempo, della propriocità degli interventi, quindi quanto la sepsi sia una patologia tempo dipendente, e si dice che entro un'ora bisogna misurare i lattati e rimisurarli se sono superiori a 2 inizialmente, ottenere delle culture e somministrare antibiotici ad ampio spettro, iniziare rapidamente l'infusione di cristalloidi 30 ml per chilo in caso di ipotensione e di lattati superiori a 4, e l'utilizzo precoce di vasopressori per mantenere una MAP superiore a 65. Finisco con i miei messaggi chiave fondamentale: riconoscere la sepsi e lo shock settico precocemente, trattarlo precocemente. Questo significa, ripeto, culture microbiologiche e dare antibiotici rapidamente, abbiamo visto entro un'ora, resuscitazione fluidica entro un'ora utilizzando le soluzioni bilanciate, preferibilmente eventualmente con dell'albumina, utilizzando noradrenalina per avere un target di pressione media di 65 mm mercurio, monitorizzando i lattati e dopo la fase di resuscitazione iniziale evitare il sovraccarico fluidico. E queste sono le referenze bibliografiche, due articoli che si riferiscono alla nuova definizione di sepsi e a tutte queste raccomandazioni della Surviving Sepsis che vi ho appena illustrato. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che è possibile inserire delle domande, questo forse l'avrei dovuto dire all'inizio, nel riquadro che troverete in basso nella chat. La risposta a queste domande non è immediata, ma vi sarà inviata via email successivamente. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e buona serata.